Il Salvalingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti. Massimo, buongiorno, buona settimana. Buongiorno, buongiorno Francesco, buona settimana a voi e buona settimana a tutti coloro che ci ascoltano. Parliamo? Abbiamo Francesco? Un ospite scintillante, sì, esatto, carissimo amico. Spesso qui, sì. Esatto, spesso qui al Salvalingua parliamo della lingua italiana, degli svarioni che vengono commessi e ci sorprendiamo, anche preoccupiamo quando a farli sono personaggi pubblici dal mondo della politica, della televisione. Insomma, gli errori però, Francesco, si legge nell'introduzione del libro che presentiamo oggi, non sono cattive azioni di cui vergognarsi, misuratori del grado di intelligenza o del livello culturale. Sono passi funzionali alla crescita e spesso anche belli, tanto per fare una citazione. Il libro, guarda caso, si intitola Errorario, pubblicato da Rai Libri e firmato da Massimo Roscia, oggi qui con noi. Buongiorno Massimo. Buongiorno Franceschino, buongiorno Massimuccia, rieccomi, perché si sa che a volte ritornano, a volte scritto tutto bello attaccato, a volte con la coperta di lana. È vero, è vero. Tra l'altro, Francesco, Massimo Roscia sarà giovedì prossimo, 23 novembre, per presentare questo suo libro alle ore 18:59. Così, detto così, non mi invento nulla, sì. È scritto sulla locandina, quindi non mi assumo la responsabilità. 18:59 alla Mondadori Bookstore con la di rientro. Quindi parlare di lingua italiana anche con un po' di ironia e di sorriso, Massimo. Condane terapeutiche risate, astenersi, perdi tempo, e quelli che dicono se saresti sindaco di Roma allargherei la fascia verde. Esatto. Ascolta Massimo, la tua premessa inizia con questa frase: ma c'era davvero bisogno di un altro libro sull'italiano e gli errori grammaticali? Chi ci sta seguendo su Radio TV forse può leggere bene come tu hai scritto questa frase, con qualche simpatico erroruccio, giusto per entrare nel tema. Insomma, ce n'era davvero bisogno, Massimo? Ti rispondo con un semplice sì e non con l'odioso assolutamente sì, anche se è probabile che in questa circostanza forse avrebbe senso rendere più netta, più urlata, più marcata, più perentoria questa mia affermazione con quell'avverbio introduttivo: assolutamente sì, assolutamente no. Ma perché non diciamo sì e no, rispondiamo in maniera più semplice con monosillabi. Esatto. Tra l'altro, Francesco, sai quanti errori passa in rassegna Massimo? Quanti? Errori, quanti, insomma, non quanti? Sempre errori, sono 300, li ho contati tutti, Massimo, tondi. Quasi uno al giorno, insomma. Dai. Quasi uno al giorno. Ci sono alcuni classici, come il ma però, l'attimino, il piuttosto che, cioè quegli errori o presunti tali, Francesco, da cui siamo partiti anche noi qui al Salvalingua tanti anni fa, e persistono. Massimo, questi tormentoni come te li spieghi, nonostante libri, lezioni, trasmissioni TV e radiofoniche con linguisti, esperti, docenti, resistono? Tu conduci insieme a me questa battaglia in difesa dell'integrità della lingua italiana, della sua bellezza, della sua musicalità da più di 10 anni, credo. Io comprendo tutto il tuo personale avvilimento. Anch'io, insomma, sai, mi batto soprattutto sull'uso pigro, passivo, sciatto, bizzarro, poco convenzionale che facciamo di questa lingua. Invece io mi ritengo privilegiato a parlare in italiano, lingua bellissima, però bisogna insistere, bisogna fare proselitismo, bisogna procedere gradualmente a piccoli passi, catechizzare, convertire, insomma ribaltare quello slogan che ricorderete, che peraltro viene da una locuzione latina che usava Mao Zedong in Cina durante la rivoluzione culturale. Lui diceva, non come diceva Zedong, colpirne uno per educarne 100, io dico colpirne 100 per educarne uno, e di quell'uno io mi accontenterei. Beh, insomma, prendiamo atto. Tra l'altro, Massimo ha una lunga tradizione anche di libri sull'italiano, perché ne abbiamo presentati spesso e volentieri qui da noi, dalla strage dei congiuntivi, Trigrammatica non si muore, Peste e corna, Compiti delle vacanze per amanti dei libri. Insomma, questa ultima fatica, si parte dalla A con A a D per finire con la Z di Zittella, con due T, Massimo, due T e due Z.
Perché Q2D? Zittella, no, sul raddoppio fono sintattico, specialmente a Roma e un po' in tutto il centro Italia, scontiamo il dover codificare e trasferire poi nello scritto quello che è il nostro parlato. A me ogni tanto pure scappa quella S che non è sibilante ma diventa una Z, borsa, e mia madre si incazza, pensiero, c'ho l'ansia, sembra quasi una Z, sedia, scritto a inizio frase con 8, 9 S, cioccolatino, 4 T, ce l'abbiamo. E finché il contesto è del tutto informale, nella quotidianità, nelle situazioni familiari, tra amici, io non voglio fare il pacchettone, l'ultra purista, queste modalità possono essere veicolate comodamente, un po' come l'uso dei verbi intransitivi, cosa che accade al meridione, come transitivi, per carità, non grido allo scandalo, non sto a deplorare, a sventolare il cartellino rosso o a minacciare altre sanzioni o pene corporali. In questi contesti va bene, questi colorati, questi viaggi costrutti, queste parole che usiamo, ecco, a volte trascrivendole non bene, non sono vietatissime. Nei contesti invece dove l'italiano deve essere sorvegliato, quindi nei contesti formali e soprattutto nello scritto, diamo molto molto attenzione. Certo, certo. Massimo, una veloce carrellata di parole, anzi dilemmi per essere più precisi. Stazze. Stasse, purtroppo il benedetto maledetto congiuntivo, uno degli errori più frequenti, perché poi sai bene stare e dare sono la terza persona del congiuntivo imperfetto di questi verbi irregolari, quindi gli desse, che gli stesse, eccetera, insomma, stasse. Però dico sempre viva il congiuntivo, è assolutamente buono, sì. Aiuta certo. Tutti e rende, dona più lucentezza ai capelli, rende la pelle più liscia e morbida, certo. Avanti, l'hai Max, poco, avanti. L'hai citato poco fa il tema uscire il cane, che è una cosa che si sente dire spessissimo a Napoli, credo, Roma. Di più anche a Roma. Sì, ma io ripeto, no all'ultrapurismo talebano. In questi contesti, questi quotidiani, va bene, esci il libro dallo zaino, posto di blocco sull'altro monte, esca i documenti, tornami i soldi che ti ho prestato, esci la macchina dal garage, vengi dottor, vengi, scendi il bimbo mangiato che lo gioco, scendi il cane che lo piscio, ecco, cose del genere, in transitivi, insomma, che vengono soprattutto usati come transitivi nella lingua parlata. Ridiamo su, attenzione, poi quando invece scriviamo in italiano in contesti formali. Poi c'è questo e niente, che è diventato un po' uno dei nuovi tormentoni. Sì, sì, affianca ai grandi classici, agli almeno che, agli in fondo, agli a posto, agli a parte, i proprio, i pull troppo con la L che non lo dicono più, manca al ristorante cinese sulla Prenestina, l'ultimo nato in casa intercalare, e questo è niente, non ci avete fatto caso, è niente, buttato lì, all'inizio frase, come formula d'esordio, che poi dequalifica subito ciò che stiamo per dire, e niente che, è un po' come quando si introduce una frase dicendo... A mio modestissimo parere, ma se tu stesso definisci il tuo parere non modesto, ma addirittura modestissimo, ma che cazzo vai a fare? E visto che giovedì la presentazione al Mondadori Bookstore di Cola di Rienzo sarà alle ore 18:59, niente apericena? No, venite parcheggiati e tenetevi a cauta distanza dal male assoluto. Questa parola non ti piace questa parola? Ma no, la combatto da sempre, perché nasce da una crisi scelerata di altre due parole, poi non si indica né l'una né l'altra, dal genere ambigua e cacofonica, è fastidiosa. Se fosse un numero, dico sempre, sarebbe 666, il numero della bestia. Ecco, poi ne genera tanti altri mostriciattoli, tanti ircocerti, non sto qui a elencarli, li farei notte, ma ultimamente mi è capitato di intercettare zona navigli milanesi un cugino di primo grado altrettanto fastidiosetto. Mi riferisco a un maldestro tentativo di traduzione del brunch, colazione e pranzo, in un colanzo. Cielo. Degli orrori, insomma, questo, più che errori sono orrori. Francesco, hai qualche curiosità? O ma non qualche... so se sì, chiedo se nel novero di questi errori c'è anche branchia in luogo di branca, c'è o non c'è?
Sì, cioè, naturalmente, ah, branca, certo, e branchia le confondiamo, le scriviamo e le pronunciamo quasi allo stesso modo. Branca, al plurale branche, viene dalla parola latina, semplice. Branca viene dall'omonima parola latina che significa unghia, una zampa munita di artigli, artigliata, quindi ramo, settore di un'arte, che ne so, di un'attività, di una scienza. Le branche del sapere, l'esempio inflazionato ma secondo me ancora efficace. Branchia, e al plurale invece branchie, viene dal greco, non dal latino, da branchio, per indicare invece l'organo che conosciamo per la respirazione acquatica di cui sono dotati tutti i pesci. Io non ricordo quell'attore in film americano, in Waterworld, che aveva le branchiette dietro le orecchie. Ecco, dunque, branca e non branca, branca e non branca. Certo, qua dicono se c'è anche labico e labico, ma questa è una pronuncia, un'addizione diversa. Dovremmo fare un appendice, sì, per i toponimi. Credo, sia la, credo che la pronuncia esatta sia labico, però qualcuno dice labico. Credo, ho sentito anche degli amici provenzali che, sì, cercavano, ecco, la stazione per la Bicò. Erano provenzali, quindi c'è anche quella. C'è pure quella, incredibile, sì, ragazzi. C'è pure quella. Come no, chiudiamo, sorridiamo. Max? Sì, sì, avanti, no, finisci. No, sorridiamo, avete ragione, sì, è bello, vi sento ridere, sorridere, non irridiamo, non no, bravissimo. Ma assolutamente no. Non ci si deve vergognare degli errori, perché non sono lettere scarlatte, sono del tutto fisiologici. Tutti li commettiamo, io per primo. Trasformiamo, magari attraverso il sorriso, questi errori in indicatori del processo d'apprendimento della nostra bellissima lingua e, perché no, in occasioni concrete per migliorarci. Migliorare un po'. È così, è così. Scritto e il nostro italiano parlato. È proprio questo libro, Massimo, è un'occasione proprio per migliorarti, come dici tu, ma col sorriso sulla bocca, per sdrammatizzare anche gli come eventuali sempre, errori, sì, che sì. Esatto, sdrammatizzare come sempre, e, però con la possibilità appunto di scoprire anche cose incredibili per certi versi, leggendo appunto tutti i lemmi che sono qui trattati. Quindi non anticipiamo altro, rimandiamo chi ci ascolta al libro Errorario pubblicato da Rai Libri e chi può giovedì prossimo al bookstore di Cola di Rienzo. Massimo Rocca, grazie. 59. Grazie a voi. 18:59. Straordinario. Grazie Massimo Di Lobbo. Ciao Massimo Rocca, ciao Massimo Persotti, grazie. Buon italiano a tutti.